Un ben trovati a tutti i nostri telespettatori e ascoltatori di Radio Stella Città. Abbandoniamo un attimo la cronaca e la politica locale e comprensoriale per dedicarci oggi alle vicende internazionali. Lo facciamo con due ospiti. Andiamo a presentare intanto il primo, Alessandro Battilocchio. Buonasera. Buonasera, all'interno del Parlamento europeo, advisor che si occupa sempre di viaggi per quanto riguarda rapporti interistituzionali, internazionali. È stato da poco in viaggio in Libano, è andato a trovare dei bambini all'interno di un orfanotrofio, un'esperienza alquanto delicata. E nel secondo step invece ci occuperemo anche di rapporti un po' più vicini, seppur lontani, sempre internazionali, fra il comune di Tolfa e il comune di Ensilem. Spero di averlo pronunciato bene. Lo facciamo con il sindaco Francis Cauchi, che è appunto il sindaco del comune gemellato con Tolfa. Partiamo intanto dai rapporti più lontani. Un viaggio, quello di Alessandro Battilocchio, che l'ha spinto questa volta in Libano, ospite, diciamo così, di un orfanotrofio e di una scuola, dove ha incontrato ovviamente dei piccoli cittadini. Beh, sì, diciamo che questa è l'ennesima iniziativa internazionale di solidarietà che ho la fortuna di effettuare a capo di una delegazione appunto composta da diverse persone, da rappresentanti della stampa anche locali, da cittadini che con me hanno diciamo, contribuito a raccogliere il materiale umanitario che poi abbiamo portato all'interno di queste strutture. Devo dire una missione che abbiamo organizzato in stretta collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Affari Esteri, con la nostra ambasciata in Libano, a Beirut e sotto l'egida delle Nazioni Unite. Perché? Perché siamo stati ospiti della nostra missione militare che si trova a Sharm, quindi una missione UNIFIL sotto appunto l'egida delle Nazioni Unite. Una bellissima esperienza che ci ha portato all'interno di una zona per la verità molto difficile da un punto di vista politico. Perché? Perché siamo stati nell'area di Tiro, una delle aree, una delle zone più martoriate dal conflitto che ormai purtroppo da diversi decenni interessa quest'area. Abbiamo rivolto anche in questo caso la nostra attenzione principale ai bambini, quindi coinvolgendo le realtà locali, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le associazioni locali di volontariato, abbiamo raccolto dei fondi, abbiamo raccolto del materiale sanitario, del vestiario, del materiale scolastico e l'abbiamo consegnato prima in un orfanotrofio o appunto nell'area di Tiro e poi in un'esperienza molto toccante, vedo anche qualche immagine di sottofondo, l'abbiamo consegnato in una scuola che diciamo ospita i bambini provenienti dal campo profughi per cittadini palestinesi che appunto si trova nell'area di Tiro. Devo dire che è stata Ecco, quindi una. una situazione difficile in cui vivono questi bambini che sicuramente vi hanno accolto Sì, positivamente in c'è stata maniera molto calorosa. veramente, è stata come sempre una esperienza commovente, perché i bambini ci hanno riservato un trattamento speciale organizzando una festa di benvenuto, preparando le loro famiglie dei dolci tipici, canti e balli della loro zona. Ma quello che credo sia più importante è il fatto che comunque si lancia un messaggio di speranza, quello che ci hanno detto soprattutto nella scuola palestinese, diciamo all'interno dei campi profughi palestinesi che vivono ormai da decenni una situazione veramente difficile. Il messaggio più importante che ci hanno detto, al di là dei piccoli aiuti materiali che noi abbiamo portato, è proprio questo: non ci sentiamo lasciati soli. E quindi l'idea di aver creato questo ennesimo link, questo ennesimo contatto
tra le nostre realtà locali e queste che sono purtroppo tra le aree più martoriate del mondo, è un motivo per me e per noi di grande soddisfazione. Io non posso in questa occasione che ringraziare nuovamente tutti coloro che sono veramente numerosi, che ogni volta che si lancia una iniziativa di solidarietà, sia a livello locale sia a livello internazionale, rispondono alla grande. Le scuole del territorio, le associazioni di volontariato e anche tanti semplici cittadini che appunto si rendono conto della importanza, pur in un momento difficile come questo, di avere uno sguardo verso realtà che comunque sono molto, molto, molto meno fortunate di noi. È stata anche un'occasione importante per verificare in loco il lavoro appunto splendido che portano avanti le nostre forze armate impegnate appunto in Ecco, perché questa ricordiamo che siete stati ospiti anche della base militare lì presente, Shama. che sicuramente da tantissimi anni ormai compiono, svolgono un lavoro veramente importante in quelle zone, soprattutto di aiuto e sostegno sempre Alla presente e popolazione. quotidiano lì alla popolazione. Esatto. Avete avuto modo anche di constatare, di tastare voi stessi con le vostre mani quello che svolgono durante la loro vita quotidiana, qual è stata l'impressione e la sensazione? Beh, innanzitutto ecco un grande impegno da parte di questi ragazzi e di queste ragazze italiane che appunto scelgono le missioni internazionali. Tiro è una realtà difficile, pochi giorni prima del nostro arrivo c'era stato un attentato che aveva coinvolto i soldati francesi, quindi una realtà difficile in linea d'aria alla base di Shama dove noi stavamo sta a poco più di 2 chilometri da Israele, da quella famosa Blue Line che divide Israele ed il Libano, quindi una zona in cui è palpabile la tensione, però al tempo stesso c'è questo lavoro encomiabile portato avanti dalle nostre forze armate al fianco di tante altre delegazioni provenienti da altri stati e sempre sotto l'egida dell'ONU. Noi abbiamo potuto riscontrare veramente una grande voglia di fare, un grande impegno, soprattutto nel favorire degli interventi che possano arrivare direttamente alla popolazione locale, che poi purtroppo è la prima vittima di questa situazione. Consideriamo che nella zona di Tiro ci sono decine di migliaia di profughi palestinesi, quindi da un conflitto che affonda le sue radici nei decenni passati. Ora ci sono le generazioni che sono già figlie di persone nate nei campi profughi, quindi è un qualcosa di veramente complicato, però al tempo stesso in queste persone c'è una grande voglia di non abbassare la testa, c'è una grandissima dignità della popolazione che ce la mette tutta per andare avanti. E in questo contesto i nostri militari si sono distinti in questi anni per aver portato avanti tante iniziative che appunto hanno contribuito, seppure poco e piano piano, a migliorare la vita di questi cittadini di quest'area di Tiro. E tantissime iniziative di solidarietà. Noi abbiamo portato la solidarietà del nostro comprensorio, perché è stata un'iniziativa partita da Tolfa, ma che poi ha coinvolto in vario modo un po' tutto il comprensorio. Però devo dire che sono diverse le iniziative analoghe che che appunto si svolgono con una certa costanza, e questo sicuramente lascia anche ben sperare per il futuro. La cosa bellissima anche in questa occasione, ma in questi anni diciamo io ho promosso tante iniziative analoghe con tante aree, non solo italiane ma anche del resto del mondo, la cosa bellissima è il coinvolgimento delle scuole, il coinvolgimento dei giovani, dei ragazzi che si rendono conto
che appunto ci sono aree che hanno bisogno di Beh, i un'attenzione bambini sono delle spugne, particolare. assorbono subito quali sono i principi Chiaro, fondamentali e la chiaro. scuola come palestra di vita, magari forse è l'istituzione massima, oltre la famiglia, che può insegnare Esatto, certi io in principi. questa occasione c'è stata per esempio una iniziativa spontanea di una classe della scuola media di Allumiere che anche a mia insaputa, avendo letto sui quotidiani locali la notizia che era in partenza una missione per il Libano, ebbene questa classe si è organizzata autonomamente, hanno fatto una piccola lotteria all'interno della classe, hanno donato appunto il ricavato che era poi una delle buste che si sono viste prima nelle foto, quindi sono segnali belli, segnali bellissimi, non solo quando si tratta di solidarietà, diciamo, all'interno delle nostre stesse città, dei nostri paesi, ma anche quando si guarda più in là. E questo lascia molto ben sperare per il futuro. Certo, oddio, tra l'altro certe volte sembra quasi che dimostriamo più solidarietà verso chi c'è più lontano anziché verso chi c'è più vicino. Questo è un qualcosa che non deve accadere, perché è possibile fare solidarietà anche Ed è giusto e bene ricordarlo. all'interno delle nostre comunità. Io ho visto a Natale, nel periodo di Natale soprattutto, veramente in questo comprensorio pullulano iniziative e benefiche, iniziative di solidarietà verso coloro che sono o meno fortunati. Quindi, secondo me, la nostra zona da questo punto di vista rappresenta una comunità con un cuore molto grande. Quindi sono due percorsi che devono marciare, che devono marciare paralleli, perché poi siamo Certo. tutti all'interno all'interno dello stesso mondo. Quindi un'attenzione al locale e un'attenzione anche a tutto il resto del mondo, soprattutto in quelle situazioni come e nel caso del Libano, in cui purtroppo i problemi sono veramente tangibili e veramente La seri. visita in Libano però non nasce da sola. Prima di recarsi in Libano c'è stata un'altra visita internazionale molto importante, quella in Kosovo. Lì anche un'esperienza significativa, anche perché vissuta in una zona anch'essa molto pericolosa, dove quotidianamente Certo, si vivono certo. pericoli e difficoltà. Ecco, quali potrebbero essere le somiglianze e le differenze fra i due viaggi e le due situazioni? Allora, è una domanda interessante. Le somiglianze, innanzitutto l'aspetto organizzativo, perché anche in quel caso abbiamo, tra l'altro, con la collaborazione anche di persone locali di Civitavecchia che operano all'interno delle forze armate, anche in Kosovo siamo andati creando una sinergia Ministero della Difesa, Ministero degli Esteri, Ambasciata italiana a Pristina e anche in quel caso appunto eravamo assieme ai militari. Quindi da un punto di vista organizzativo cose molto semplici, cosa analogamente a quanto accadeva in Libano, anche in Kosovo c'è una presenza internazionale, una presenza militare internazionale della KFOR, della forza di pace, però diciamo la tensione che abbiamo riscontrato in Libano era un qualcosa di decisamente superiore. Qualche immagine, noi dovevamo girare fuori dalla base solo con i mezzi militari blindati, con tanto di casco A a protezione della propria protezione con vita. giubbotto o antiproiettili, quindi è una tensione differente. Tra l'altro, nel caso del Kosovo, si parla di un nuovo stato che si è creato uscendo dalla Serbia. Nel caso quindi una questione tutto sommato da un punto di vista di politica internazionale, una questione piuttosto recente rispetto alla quale tra l'altro l'Europa ha molte, molte responsabilità. Nel caso del Libano è presente ovunque il risvolto della irrisolta questione tra
Israele e Palestina. La situazione libanese è iniziata nel 1948, sostanzialmente i primi risvolti di quel conflitto, e ahimè, se non si trova una soluzione alla questione israelo-palestinese, purtroppo anche gli sforzi militari che vengono fatti per restituire appunto dignità, per migliorare le condizioni di quell'area geografica rischiano veramente di essere vani, e chi ci rimette sono poi. Visto proprio toccando questo tasto dei presenti conflitti che spesso lasciano quotidianamente tantissime vittime, sia da uno che dall'altro lato, e molto spesso chi ci va a rimettere sono anche e soprattutto i soldati mandati lì con missioni di pace proprio per restituire dignità e libertà a queste popolazioni. Una delle domande che tantissimi si pongono, che spesso viene posta anche all'ordine del giorno, ma vale la pena continuare a mandare i nostri soldati in queste zone, far rischiare loro la vita, lasciando quindi magari delle famiglie senza un padre, senza un marito, senza un figlio? O converrebbe lasciare che siano loro a risolvere i propri problemi e tornare tutti quanti a casa? Beh, È anche questa un dibattito, è è una una domanda questione pesante, un quotidiana. dibattito aperto. Io vorrei sottolineare, ecco, i risultati importanti, importantissimi, che sono stati raggiunti con la presenza, appunto, dei militari, che molto spesso sono state forze determinanti per far cessare i conflitti. E comunque sia, noi facciamo parte di una comunità internazionale che, quando prende appunto degli impegni, deve vedere chiaramente l'Italia presente. In alcuni dei nostri campi d'azione internazionali, probabilmente va fatto un discorso più progettuale, ossia la nostra presenza è necessaria, ma deve essere finalizzata al superamento della situazione. Ormai, per esempio, nel Libano siamo presenti in quella zona da tantissimi anni, dalla fine degli anni 70, già sono arrivati i primi militari internazionali. Quindi il discorso di fondo che va fatto è proprio quello di, in ogni situazione in cui interveniamo, creare un percorso per fare in modo che poi lo Stato possa farcela da soli. In Kosovo, già da questo punto di vista, per esempio, siamo molto avanti e c'è un graduale ritiro delle nostre forze armate. Il Libano è molto molto più complicata. Perché? Perché il dato di fondo è che, se non si affronta la questione israelo-palestinese, ripeto, la tensione in Libano rimarrà immutata, e anzi può crescere di giorno in giorno. Ho parlato dell'attentato che c'è stato pochi giorni prima, del nostro arrivo, contro 6 militari francesi che sono rimasti feriti. 2 giorni prima del nostro arrivo, un razzo Katyusha era andato verso Israele, poi dal Libano verso Israele, e poi è comunque caduto in Libano. Quindi è una tensione permanente, non legata strettamente al territorio libanese, ma legata alla questione di questo irrisolta situazione che vede contrapposti gli stati di Israele e i Da cittadini uomo del palestinesi. Parlamento europeo, quale potrebbe essere una delle soluzioni che si potrebbe proporre affinché queste due popolazioni alla fine facciano pace? Perché, Diciamo come ha che ricordato lei, è dalla Seconda Guerra tutti i Mondiale che. documenti ufficiali parlano della famosa formula di due popoli e due stati. Purtroppo non è un qualcosa di semplice, è un qualcosa rispetto al quale la comunità internazionale e le Nazioni Unite in particolare dovrebbero avere una posizione più chiara e più netta. Perché se voi andate a vedere all'interno non solo del Parlamento europeo, ma all'interno degli atti, delle mozioni, delle dichiarazioni dei parlamenti nazionali, delle Nazioni Unite, ci sono migliaia, migliaia, forse milioni di parole che sono state spese su questa questione. Poi il dato di fondo è che la comunità internazionale non ha avuto mai la forza di proporre
e di implementare questa soluzione che appunto veniva prospettata. Quindi io ritengo che un ruolo fondamentale dovrebbe averlo un organismo come appunto le Nazioni Unite, ma mi rendo conto che anche in questa fase è un ragionamento piuttosto sterile, piuttosto utopico, perché comunque ci sono tanti interessi contrapposti che si aggrovigliano. Io ho avuto modo anche quando stavo durante il mio mandato di parlamentare europeo, di visitare la Palestina, di visitare Gaza, e veramente la situazione in quelle aree è esplosiva e rappresenta una polveriera che l'abbiamo visto con le cosiddette primavere arabe, è una polveriera che rischia di contaminare l'intera zona, perché abbiamo Israele, Libano, c'è la Siria e subito attaccato ad Israele, c'è cioè l'Egitto che appunto sta vivendo una fase di transizione, tutti i paesi arabi stanno vivendo un momento importante e se rimane questa situazione di instabilità sostanzialmente totale sul territorio israeliano-palestinese, io credo che la responsabilità è principalmente di una comunità internazionale che non riesce a prendere una decisione e poi soprattutto non riesce a farla rispettare. E chi ci rimette sono appunto i cittadini, soprattutto le nuove generazioni che diciamo riescono solo a sognare un futuro fatto di pace. Beh, però farla rispettare, cioè, si potrebbe fare nel momento in cui si prendono le due, le tre, le quattro posizioni contrastanti, si siedono attorno a un Questo tavolo e si cerca di far. storicamente in Ecco. alcune occasioni è stato fatto, ricordiamo Camp Ovviamente non David, si può ricordiamo. interagire con la forza, non si può Esatto, imporre una esatto, propria esatto, volontà con la esatto. forza, anche perché si rischierebbe di fare il loro stesso gioco Esatto, e esatto. non. Diciamo che storicamente in varie occasioni, questo soprattutto ricordiamo Camp David, ricordiamo il tentativo di Clinton, la famosa stretta di mano tra presidente israeliano e Yasser Arafat, quindi in alcuni momenti questo tipo di sintesi è stato tentato, poi però c'è stata la difficoltà a far rispettare appunto le decisioni che erano state prese, quindi questo è un qualcosa che la comunità internazionale, è un argomento che la comunità internazionale deve affrontare con estrema urgenza perché, ripeto, c'è il rischio di un effetto domino sull'intera area. Un rischio Quindi che già si era paventato con le varie rivoluzioni tra Egitto e che erano successe, ricordiamolo, fino a poco tempo fa. esatto, è l'intera area che appunto sta vivendo un momento di instabilità complessiva, quindi io mi auguro che la comunità internazionale si prenda le proprie responsabilità. Un momento piuttosto importante sarà il voto sulla richiesta di adesione come osservatore della Palestina alle Nazioni Unite. Su questo argomento io credo che ci sarà un primo momento della verità, perché ho visto già gli schieramenti, i contrapposti, però sarà un primo momento della verità. Speriamo che tutto si possa risolvere pian piano Lo con le ripeto, dal dovute nostro misure. comprensorio abbiamo veramente dato una goccia al mare delle necessità che ci sono in quella zona, però è un Speriamo non sia qualcosa, l'unica goccia speriamo nel che non sia mare. l'unica, e devo dire che tra l'altro questa iniziativa si inserisce all'interno di un percorso che in questi anni ha visto il nostro comprensorio, Civitavecchia, Tolfa, Lumiere, Santa Marinella, Cerveteri, la Dispoli coinvolte in tante, tantissime iniziative di solidarietà internazionale che ho avuto la fortuna e il privilegio di promuovere, ricevendo una risposta eccezionale da parte delle scuole e delle Un impegno che non associazioni. è passato inosservato, di qualche giorno la notizia di un riconoscimento per quanto riguarda Dalipalmo. Beh sì, sono entrato nel
nell'esecutivo nazionale di questo importante istituto di politica internazionale e di diplomazia guidato da Gianni De Michelis, che come tutti sanno è un mio caro amico, nonché il mio riferimento politico da tanti anni. È un istituto importante che proprio a dicembre, con il saluto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a dicembre ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività. Quindi sono entrato un po' nel vertice di questo istituto internazionale. È un riconoscimento che ovviamente mi onora e che tenterò di portare avanti al meglio. Ecco, di questo non abbiamo dubbi. Noi ci fermiamo soltanto qualche minuto per dare spazio alla pubblicità, torniamo fra qualche istante.